Salve a tutti, oggi parleremo del Terni Falls Festival. È una bella iniziativa iniziata da Christian Almadori che in pratica ha coinvolto molti cittadini, un bel gruppo tra Terni e Narni, con tantissime persone che hanno contribuito a rendere importante questa iniziativa. Diciamo che partiamo da 2 o 3 anni fa, fondamentalmente. La prima edizione si è svolta nel 2018 e nel 2018 abbiamo fatto degli eventi tra Terni, Narni e tutta la zona della Valnerina in onore di due personaggi molto importanti, Mary Shelley e Percy Shelley. In pratica, chi sono questi due personaggi? Abbiamo avuto il piacere di scoprirlo in quel periodo e abbiamo studiato insieme, facendo anche intervenire dei personaggi importanti che ci hanno ulteriormente delucidato rispetto a questi grandi personaggi che di base, come idea, è scoprire a Terni e nella Valle del Nera dei personaggi importanti che viaggiarono nel Grand Tour 200 anni fa. Appunto nel 2018 abbiamo scelto questi primi due personaggi che visitarono la Cascata delle Marmore e scrissero dei bellissimi diari di viaggio, documenti e quant'altro che per attestare il loro soggiorno nel nostro territorio. E quindi l'idea di base è sempre questa del Terni Folk Festival, cioè cercare dei personaggi importanti che hanno valorizzato tramite il Grand Tour, che era un evento importantissimo 200 anni fa all'incirca, più o meno, un pochino, un po' dopo, ma noi ci siamo focalizzati proprio su personaggi che sono stati nelle nostre zone in quel periodo. E qui c'è tutta quanta una descrizione anche delle immagini. Abbiamo fatto ricerche pittoriche, abbiamo fatto eventi che si sono svolti alla Cascata del Marmore. Per esempio, nel 2018 abbiamo parlato del grande libro Frankenstein, appunto, di cui Mary Shelley è stata l'autrice, e abbiamo parlato anche con un programma molto ricco che qui vedete dal. Abbiamo fatto eventi al Circolo del Drago, sono venuti personaggi importanti come la professoressa Marino dell'Università di Tor Vergata, c'è stata tutta quanta una serie anche di docenti nostri tra Terni, Narni e la Valnerina che hanno fatto un'iniziativa a tale riguardo. Abbiamo fatto, come dicevamo, letture dei testi. Con Valeria Di Loreto, che è una delle nostre colonne, ci sono stati anche tanti altri personaggi che hanno partecipato a queste iniziative, come potete leggere qui. Abbiamo sempre avuto il supporto di tante, di uno staff molto ben strutturato, con Christian come coordinatore, ma per esempio con Anna Petterossi, con tanti altri, con Gina che ci ha dato una grossa mano nella Valnerina. C'era tutto uno staff che appunto si rendeva disponibile per fare varie iniziative. Io nel mio piccolo a Narni ho dato il supporto per quello che serviva per eventi sia al Museo Eroli della città di Narni, che lungo facendo passeggiate alla riscoperta dei luoghi del Grand Tour nella nostra zona. A Terni ci sono stati eventi con tutto, vedete qui c'è tutta quanta una serie di professori che hanno illustrato queste iniziative, come Lucia Maria Tanas, che ha la sua docente di letteratura inglese, che appunto ha fatto tutta una serie di disquisizioni e letture su questi saggi che ci hanno un po' riportato nel clima del Grand Tour.
Abbiamo fatto anche delle belle passeggiate a Palazzo Gazzo e ancora ricordo che è stato molto interessante anche con i ragazzi del liceo, gli studenti del liceo che appunto hanno fatto anche performance a vari livelli. Poi c'è stata una bella passeggiata lungo la Cascata delle Marmore per rappresentare una performance che ha visto Stefano De Maio insieme ai violinisti e altri artisti che hanno fatto, al maestro Igor Borzan, che appunto ha presentato tutte queste iniziative, insieme a Massimo Zavoli, che ha fatto delle acqueforti, che appunto sono stato a corredo importante di queste iniziative, che hanno fatto conoscere alla città di Terni, Narni e tutta la Valmerina, appunto questi grandi eventi. Quindi, come vedete, qui c'è tutta una serie di incontri che abbiamo potuto fare anche con Cristian Armadori, che è appunto il presidente dell'associazione Porto di Narnia Pro Europa, che appunto è stata l'associazione che ha in qualche modo supportato tutte le iniziative che stiamo dicendo e che hanno fatto ripercorrere i fasti del Grand Tour al nostro territorio. Diciamo che questa è stata anche un evento molto interessante che ci ha permesso di creare degli altri gruppi di lavoro che hanno significativamente supportato tutte queste iniziative, come ad esempio, qui abbiamo visto tutta quanta una serie, bisogna ricordare anche che Gina Vannucci e ci ha supportato per quello che riguarda la logistica, tutta quanta una zona interessante che ci ha permesso di vedere tutte queste cose, e anche le istituzioni, sia a Terni che a Narni, ci hanno dato il loro supporto. A Terni con le istituzioni, con i vari assessorati, con Giulio che ha fatto un po' da trade union a tutte queste iniziative, a Narni con l'assessore Lucarelli, che è assessore appunto alla cultura, che ha dato supporto anche alla logistica dei luoghi che ci hanno visti protagonisti in questo periodo. Ecco, quindi tutto questo lavoro ha come base, come dice anche il nome, la Cascata delle Marmore e tanti nostri amici che ci hanno dato informazioni sul territorio e hanno permesso di creare iniziative a tale riguardo. Diciamo che la storia è continuata anche negli anni successivi e con molte iniziative. Per esempio, noi abbiamo fatto un bellissimo lavoro di ricerca anche con il Termini Folk Festival del 2019, che addirittura è stato implementato sia come durata che come eventi, perché ha avuto un grande momento anche nella riscoperta del porto di Narni con tutta una serie di iniziative. Ma tornando proprio allo specifico del Termini Folk Festival, il 2019 è stato l'anno del grande pittore Turner, che appunto ci ha permesso di rivestudiare e rileggere in varie sotto varie chiavi non solo William Turner nelle sue iniziative, ma anche Thomas Moore, che visitarono appunto 200 anni dopo, nel 2019, tutta una serie di luoghi molto interessanti nella nostra valle. Chiaramente i punti cardini sono sempre la Cascata delle Marmore, il Ponte d'Agusto, che nell'immaginario del Grand Tour era un luogo magico che appunto doveva essere visitato per forza, perché in qualche modo era legato all'immaginario collettivo e ci permetteva, con le grandi opere di questi maestri, di ripercorrere le mete del Grand Tour, di Lord Byron, che in qualche modo è intrecciato con questi personaggi, come vedremo, che hanno lasciato tanti appunti, che hanno lasciato tanti momenti di incontro. Per esempio, abbiamo avuto la grande fortuna di avere esperti addirittura da Londra, grazie al collegamento con Christian, che appunto ci ha messo a disposizione le sue competenze per far venire degli esperti di settore che ci hanno illustrato ulteriormente queste cose. Abbiamo avuto modo, per esempio, di riscoprire tutti quanti i taccuini di viaggio che poi sono diventati anche patrimonio della Cassa di Risparmio di Terni e Narni. C'è stata tutta quanta una serie di bellissime iniziative a corredo che ci hanno fatto riscoprire i vari
i vari documenti anche che ancora, cioè, so, si possono ritrovare sia alla Tate Gallery, ma anche in molte zone del nostro territorio. Per esempio, un personaggio che abbiamo sempre scoperto nel 2019 è stata a Parma Maria Luigia, che quindi c'è stato un doppio evento nel 2019, uno legato al viaggio di Maria Luigia nel nostro territorio, a cui ha partecipato anche esperti di settore del Museo di Parma, che tra l'altro quest'anno è stata dedicata a questa città, la città più importante del territorio, come era stata nel 2018 Matera, e quest'anno sarà l'anno, doveva essere l'anno di Parma. Purtroppo gli eventi del coronavirus ci hanno un po', hanno spostato un po' l'attenzione su queste cose. Ecco, qui vedete momenti di incontro appunto tra i relatori, che abbiamo avuto l'occasione anche di utilizzare dei luoghi anche bellissimi come la Rocca dell'Albo Nozzo a Narni. Abbiamo fatto delle bellissime passeggiate grazie alla Santini e tutta quanta una serie di altri nostri appartenenti al gruppo, che hanno fatto tutta quanta una serie di eventi. Pensate che in poco tempo ci sono state decine e decine di eventi che ci hanno permesso di rivedere i luoghi più belli del Grand Tour, anche spesso con pittori come Cédric Vissière, che è un belga che appunto ci ha onorato della sua presenza e in estemporanea ha fatto tutta una serie di dipinti, per esempio del Ponte d'Augusta a Narni, che poi dopo abbiamo anche rappresentato in altri eventi. Ci sono state serate di dibattito e conviviali per incontrarci al Caos, per esempio, questa è la nostra base operativa su Terni, per tutta una serie di iniziative e anche di installazioni. Ci sono state installazioni permanenti anche molto ben frequentate, che hanno riscosso un ottimo successo e che ci hanno permesso appunto di visitare in questo periodo tutte quante le bellezze del nostro territorio. Ecco, qui vedete a Terni per esempio l'installazione che è stata appunto fatta al Caos, con tutta quanta anche una serie di eventi con personaggi che hanno ulteriormente valorizzato questi incontri sul nostro territorio. Ecco, ricordo per esempio le belle incontri e relazioni che ci sono stati con il liceo Angeloni, con l'Istituto Comprensivo Leonino, e quindi c'è stata tutta quanta una serie di belli eventi, per esempio anche alla Cascata delle Marmore, con performance di Igor Borzan, con questa mongolfiere e artisti che hanno valorizzato in estemporanea tutta quanta una serie di iniziative. Ci sono eventi e degustazioni con la nostra Gina, che ci ha fatto degustare le cose più buone nel nostro territorio. Quindi incontri nelle scuole, qui vediamo il maestro Borosan appunto che fa tutta una serie di iniziative nelle scuole, e relazioni anche di personaggi importanti, come in questo caso qui stiamo vedendo al Circo del Drago una bella serata che ha visto relatori importanti venuti dall'estero e incontri con insegnanti, docenti, studenti che hanno voluto approfittare di queste nostre giornate per poter vedere e approfondire questi personaggi che ci hanno visitato 200 anni fa. Ecco, quindi a Narni abbiamo utilizzato per esempio le nuove strutture del Digipass con oltre un centinaio di ragazzi che hanno potuto parlare e dibattere su un Turner e venire a conoscenza anche di questi grandi personaggi che hanno arricchito 200 anni fa il nostro territorio. Ecco, quindi come vedete c'è tutta una serie di iniziative che ci hanno permesso di approfondire questi incontri. Ecco, anche qui vedete, abbiamo fatto delle passeggiate sul territorio, visitando anche musei importanti che ci hanno permesso di scoprire ulteriori opere. Abbiamo passeggiato per le bellezze degli scorci che avevano immortalato questi grandi pittori, come in questo caso vediamo la bella vallata del Nera a Narni.
vari luoghi con opere anche, come dicevamo, del maestro Zavoli, che hanno sempre ulteriormente rafforzato nell'immaginario collettivo tutte queste cose. E come vedete, qui c'è stata tutta quanta una serie di incontri a cui anche il nostro De Maio è stato sempre un attivo e ha partecipato in modo molto importante a queste iniziative. Abbiamo fatto degli incontri anche presso la residenza di Domus Octavia nella località Le Mole, con performance di pittori e il maestro Alvaro Caponi, che come sempre ci supporta in queste iniziative e ci ha messo a disposizione le sue splendide location per richiamare tanti artisti che poi hanno fatto delle bellissime opere. Ecco, non dimentichiamo poi la serata conclusiva al Politeama a Terni con uno spettacolo magistrale che ha emozionato tutti sull'onda dei grandi impulsi anche che Turner con la sua pittura ha lasciato appunto visitando i nostri territori. Ecco, la cosa non finisce qui, bisogna anche ricordare il grande contributo della nostra vicepresidente che cioè, è sempre stata presente in tutte le iniziative e che ci ha dato anche grande supporto in queste nuove cose che possiamo sviluppare e il Ternium Folk Festival, come dicevamo, non finisce qui. Anche quest'anno speriamo che, passato questo momento critico, possa essere, abbiamo già in programma una bellissima iniziativa che vedrà Thor Walsen come protagonista. Quindi già vi annunciamo, faremo conferenze stampa, faremo tutta una serie di iniziative che ci permetteranno di ulteriormente approfondire queste cose, ma quest'anno se riusciamo, volevamo fare intorno a novembre-dicembre, anche con il supporto di istituzioni importanti come quelle che possono essere istituzioni che vengono anche, diciamo, un po' al di là dei nostri continenti, della nostra area. Quindi ci sarà da Copenaghen, dovrebbero venire dei personaggi importanti che ci parleranno del Museo Thor Walsen e di questo grande scultore. Quindi sarà dedicato quest'anno, 2020, a Thor Walsen, alla nostra ricerca, perché Thor Walsen appunto venne 200 anni fa, quindi nel 1820, nel nostro territorio e noi per onorare questi grandi personaggi cercheremo di organizzarci al meglio per fare anche quest'anno con tutte le restrizioni del caso, ma delle iniziative valide che ci possono permettere di fare ancora una volta il Terni Folk Festival, quindi il festival delle cascate delle Marmore fondamentalmente di tutto il territorio della valle del Nera. Ecco, vi ringraziamo per la vostra attenzione e saremo più precisi andando avanti nel tempo con l'iniziativa di quest'anno che fa seguito alle iniziative che in questo periodo ci siamo in qualche modo dedicati ad organizzare per il nostro territorio, vedendo come il Grand Tour è una grande occasione per tutti i viaggiatori di studiare al meglio il nostro territorio. Vi ringraziamo per l'attenzione e con questo diciamo che chiudiamo questo periodo, questo ciclo di incontri che abbiamo fatto anche quest'anno in tempi di coronavirus e speriamo che le prossime volte ci incontreremo di persona. Grazie a tutti. E arrivederci.